Io sono un punto e torno su un altro e dico, io quando sono felice? Quando non mi sento sola. Allora qua io sono un punto e mi sento molto sola, però non mi sento felice quando non sono sola. E qua risvegli Terence. Quando tu capisci che questo tuo io non sei sola, tu fai parte del tutto, di tutto ciò che è stato in questa pianeta, compreso del Dio, le nostre cose immaginarie che ognuno, musulmano, ebraico, indù, io faccio parte di questo. Allora qua in quel momento capisco subito che non mi sento sola. Allora se mi affermo a quel punto dico, allora non è importante cosa faccio, quello che vedo, io comunque non sono sola perché faccio parte di tutto ciò in questa pianeta. Allora dico, questo ho capito. E dove c'è, allora che cosa da me dipende? Dove ho libertà? Cioè, tutti hanno assaggiato questo un secondo per non sentirsi solo quando è felice. Io sto parlando di gente un po' risvegliata. Dal punto di vista che hanno capito che loro appartengono a tutto il mondo, aperto il mondo, non che io sono un italiano, questo è il mio indirizzo, guarda che cattolico, questo è giusto studiare, guarda che così bisogna fare, tutta questa cosa. Dove è Capisci? cresciuto il cappotto, io? Uno si rende conto e dice, allora io appartengo alla Russia, Israele, Italia, India, tutta questa cosa, grazie anche ai viaggi, fa tutto fisico a quel punto. E dove arriva libertà? Allora cominciamo a scoprire questo nuovo senso, no? Che io appartengo al mondo, che questo unico organo che abbiamo per scoprire, che appartiene a tutto il mondo, chiamiamo così un Dio, una natura o un animo come chiamano, ognuno chiama in diversa maniera, no? E là che siamo tutti collegati, perché siamo una massa unica di questo animo, diciamo, chiamiamo così. Allora, ovviamente. Mi hanno insegnato in scuola che devo scoprire, devo imparare, vado a fare corsi, vado a leggere libri, vado a... Mi sono impegnata, questa ha fatto libera scelta io, nessuno...